Rubrica medicina-regione-lazio.it, eccoci nuovamente qui insieme, pronti ad affrontare un nuovo importante argomento. Tanti ospiti professionisti si susseguono e tanti argomenti interessanti all'insegna della salute, della medicina, del benessere e anche della prevenzione. Oggi sono in compagnia di un dottore medico-odontoiatra, parleremo di chirurgia implantare guidata, affrontando vari aspetti importanti, e faremo tutto questo assieme al dottor Giampaolo Carcione. Benvenuto all'interno della nostra rubrica. Salve, grazie Riccardo per avermi intervistato. Un saluto affettuoso alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori. Grazie a lei, dottor Carcione, di essere qui. Un saluto a tutti. Dunque, iniziamo subito. In cosa consiste questa tecnica all'avanguardia che permette di ridurre la durata e i fastidi degli interventi di implantologia dentale? Ecco, diciamo, prima di parlare di chirurgia implantare dovremo capire brevemente che cos'è un intervento chirurgico implantare. L'intervento chirurgico implantare prevede l'inserzione di un metallo, il titanio, all'interno di un osso che va poi ad accogliere il futuro dente mancante. Tutto ciò veniva prima con delle tecniche obsolete ormai, diciamo, nei tempi nostri, in cui veniva messo a nudo l'osso scoprendo il lembo, quindi riportando al paziente disagio, discomfort, nel senso che aveva gonfiore, dolore. Questi inconvenienti sono stati poi risolti attraverso l'intervento della chirurgia implantare guidata, detta ancora meglio chirurgia computer guidata, in quanto con dei particolari programmi, software e l'immagine 3D possiamo ricostruire fedelmente la struttura della bocca dove noi potremo inserire questo impianto. Ecco, ottima considerazione, punto di inizio che include dei vari aspetti. Volevo invitare, dottore, assieme a lei, tutti gli ascoltatori a condividere tutto questo tramite i canali social e andiamo avanti. Sì. Ecco, quali sono i benefici di questa tecnica rispetto a quella convenzionale, oltre quanto già detto? Sì, i benefici sono numerosi, soprattutto per il paziente che, come abbiamo detto, evita questo discomfort, ma soprattutto anche per il chirurgo, in quanto lavora con più serenità e con più precisione. Infatti la radiologia 3D fornisce informazioni anatomiche sui nervi, le arterie, le forme dell'osso, evitando così problematiche inattese durante l'intervento. Quindi abbiamo una predicibilità dell'intervento stesso e quindi abbiamo un margine d'errore molto molto basso. Con questa nuova tecnica inoltre è possibile lavorare anche su pazienti che una volta venivano borderline, che non potevano essere trattati, come i cardiopatici, i diabetici, e soprattutto dove c'è mancanza di osso. E con questa nuova tecnica è possibile che nella stessa giornata, a distanza di 2 ore dall'intervento, possiamo già mettere i denti al paziente e può andare benissimo a mangiare una pizza con i suoi amici. Ecco, che meraviglia, insomma, il frutto dei progressi tecnologici e dell'esperienza anche dei professionisti accresciuta con il tempo, insomma, possiamo dire tante cose. È un argomento di fondamentale importanza, perché ricordiamoci che la nostra bocca, dottore, è il nostro biglietto da visita oramai quotidiano, esatto, non esatto. Una bocca perfetta da divo o diva di Hollywood, ma la bocca che si presenti in un certo modo. Apriamo e chiudiamo parentesi. Certo, anche se la perfezione poi porta, diciamo, è stucchevole, può anche stancare. Esatto. Ricordiamo parecchie attrici, ricordo Alizia Cassà, che aveva quel leggero diastema alla bocca che era simpaticissima, bellissima, sensuale, anche affascinante, esatto, come esatto. Un leggero strabismo, per dire, esatto, insomma, esatto. Ecco, chi vuol capire capisca. Ecco, dottore, quali sono le procedure chirurgiche per una diagnostica di successo per quanto riguarda appunto l'implantologia protesica? Sì, questa è una domanda molto importante. Un preciso iter diagnostico rappresenta, in implantologia come in altre branche mediche in genere, il primo e fondamentale passaggio per giungere ad una corretta pianificazione del trattamento e precedere alla successiva fase chirurgica. Proprio in questo momento iniziale è necessario prestare molta attenzione alle variabili che possono interferire con il piano di trattamento. È molto importante avere la complicità del paziente, fare in modo che il paziente sia informato su ciò che noi stiamo facendo, in modo tale da poter capire bene ciò che lui vuole. Dopo questo aspetto psicologico, cioè di capire cosa vuole il paziente da questa situazione, cioè l'aspetto funzionale sia estetico, bisogna passare alla parte clinica, quindi fare un iter clinico tipo l'anamnesi, un'ispezione intraorale, una ispezione extraorale e poi avvalersi della radiologia 3D come ortopantomografia, TAC e vari altri metodi che ci permettono di poter lavorare in maniera precisa sulla bocca del paziente.
Ecco, insomma, sempre ritornando a prima, oggi sfruttando i più moderni strumenti e software a disposizione, il rendering veri e propri, abbiamo veramente in tempo reale, in maniera fedele, possiamo ammirare quello che sarà il risultato finale, esatto, di un impianto, esatto, una protesico all'interno di una bocca del paziente, uomo o donna che sia. Insomma, questo è veramente un qualcosa che ci proietta verso un futuro straordinario in tal senso. Ecco, volevo fare una piccola parentesi, non uscendo fuori binario, sì, da dottore, ma quali sono stati i principali cambiamenti avvenuti nel corso degli anni e del tempo per quanto riguarda appunto la chirurgia implantare guidata? Beh, la chirurgia implantare parte a radici non molto recenti, abbastanza antiche, diciamo già dal 1950 in America si sono stati fatti i primi casi di implantologia non guidata, l'implantologia tradizionale che aveva le sue limitazioni sia estetiche che funzionali. Attualmente con la chirurgia guidata, con la dima chirurgica che va inserita nella bocca del paziente, noi fedelmente il computer riproduce il sito implantare dove la fresa entrerà per fare il foro di ingresso, dell'impianto già precedentemente preventivato per quel tipo di persona, quindi avremo un margine d'errore estremamente minimo, pari quasi allo zero, insomma. Non siamo allo zero, però ci avviciniamo moltissimo. L'unica cosa, dobbiamo avere la possibilità, dobbiamo comprendere che la chirurgia guidata non fa miracoli. La chirurgia guidata ha dei limiti, sia estetici che funzionali, però dà un ottimo compromesso per quello che ci dà poi il risultato finale. Assolutamente, e con questo abbiamo detto tante cose, vedere per credere, insomma, sottoponendosi a questo tipo di trattamenti. Siamo giunti in conclusione quasi, come deve essere l'approccio con il paziente per un intervento implanto protesico, perché qui non c'è solo il lato professionale e strumenti a disposizione, ma anche il lato psicologico, bisogna anche essere un po' psicologi, no? Esatto, mettersi nei panni, esatto, del paziente. Come dicevo prima, dopo la parte psicologica bisogna entrare anche nella parte clinica, però diciamo che l'approccio è molto importante per capire, per comprendere ciò che sono le aspettative del paziente. La cosa molto importante è quella che il principio di evitare di entrare direttamente nella bocca del paziente, come spesso facciamo, ma bisogna prendere in considerazione tutto ciò che il paziente vuole. Le considerazioni che farò in questa breve intervista nascono non solo per una questione di stile, di etica, ma nascono proprio nei confronti del paziente per capire ciò che lui si aspetta da questo trattamento. Una volta capito che di cosa si aspetta da questo trattamento, noi possiamo intervenire subito e spiegargli, renderlo consapevole di ciò che gli stiamo facendo e di spiegandogli proprio i limiti che può portare la chirurgia implantare, che non è tutto quel bel dire, quel bel vedere che si dice che la chirurgia implantare risolve ogni tipo di problema. Addirittura si pensa che il compenso economico più sia elevato e più sia migliore la chirurgia guidata, ma ciò non è assolutamente vero. Si pensa addirittura erroneamente a pensare che i denti messi con la chirurgia implantare siano migliori dei denti naturali. No, abbiamo dei limiti, abbiamo fatto grossi passi, diamo una buona riabilitazione e penso che sia attualmente la migliore. Assolutamente, insomma, questi sono aspetti importanti da considerare. Che dire, dottore? Lascio spazio alla sua professionalità, non saprei cosa aggiungere altro, se possiamo aggiungere qualcosa di importante. Niente. Ma giunti in conclusione. Sì, lo concludendo dicendo che la chirurgia guidata ci permette di realizzare interventi con una minuziosa precisione, con margini di errori, come dicevo, ridottissimi, anche in situazioni estremamente complicate, dove il substrato osseo è sottilissimo, nei cardiopatici, nei diabetici, dove una volta questi interventi erano proibitivi. Perfetto. E questo ci permette di rispettare sia le aspettative del paziente, sia estetiche che funzionali, certo, sia rispettando i limiti anatomici e fisiologici del caso. Grazie davvero, dottore, siamo giunti in conclusione. Prima di salutarci ricapitoliamo i contatti del dottor Giampaolo Carcione, medico odontoiatra, e lo facciamo a partire dal cellulare, il 393 85 38 945, indirizzo via Giovenale 23 Aquino, Frosinone, Facebook studio odontoiatrico dottor Giampaolo Carcione, sito web marketingaziende.it/Giampaolo Carcione, Instagram Giampaolo Carcione, tanti riferimenti e tanto veramente da condividere. L'indirizzo email giampaolocarcione@libero.it. Un saluto ancora al dottor Giampaolo Carcione, un saluto a tutti. Grazie Riccardo, davvero. Grazie a te.